Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello, un tuo amico, ti farà del male, parla con lui e spiega che non deve fare così. Se ti ascolterà, sarete veri amici. Se non ascolterà, chiedi aiuto a qualche altra persona per spiegarti con lui. Se poi non ascolterà, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, lascialo perdere. Io vi dico ancora, se due di voi si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove ci sono due o tre persone riunite nel mio nome, io sono lì, in mezzo a loro. Gesù oggi nel Vangelo ci dice due cose molto importanti. Per prima cosa ci insegna come comportarci quando vediamo un altro bimbo, un nostro compagno, un nostro amico fare una marachella, un dispetto, magari prendere qualcosa a un altro bimbo oppure dargli fastidio. Gesù ci dice che non dobbiamo stare a guardare, ma andargli vicino e dirgli che sta sbagliando. Aiutarlo quindi a correggersi e a comportarsi meglio. La seconda cosa che ci dice è davvero bellissima. Infatti ci assicura che quando in due, in tre o anche di più siamo riuniti a pregarlo, come durante la messa oppure durante la preghiera che diciamo la sera, lui è in mezzo a noi. Ci pensate bimbi, Gesù è proprio con noi quando lo preghiamo. È un po' come se fosse seduto anche lui sul nostro lettino, ad ascoltare tutte le nostre preghiere.